Scelti Ravenna e Piombino per ospitare i rigassificatori offshore, una notizia che ha riaperto il dibattito in Puglia ed in particolare nel territorio brindisino per la sua mancata candidatura, con i favorevoli a questo insediamento che sperano in un esito futuro positivo per candidare anche Brindisi ed un porto pugliese per la presenza di un rigassificatore offshore. Per noi la speranza non è perduta. Noi continuiamo a lavorare come Confindustria per cercare di portare il rigassificatore qui anche offshore a Brindisi. Noi dobbiamo cercare di impegnarci fino alla fine perché crediamo in questo territorio, crediamo nelle nostre imprese, in tutte quelle che sono le filiere organizzate su questo territorio e pensiamo soprattutto che il porto di Brindisi sia il porto adatto anche per accogliere questo tipo di investimento. Sono mesi che vado dicendo candidiamo i porti pugliesi a prendere queste infrastrutture energetiche pulite e compatibili con l'ambiente. Peraltro, dopo anni che ci hanno dato invece le infrastrutture produttive non pulite e nocive, anche a compensazione, invece nulla, un silenzio assordante. Naturalmente, se non ti candidi, se non sgomiti, e ci sono altri che chiedono queste infrastrutture, il governo nazionale non ha nessun interesse a preferire chi invece fonda tutte le sue politiche su un rumoroso decrescitismo e un no a tutto. Spero che dopo i primi due ce ne possano essere degli altri e arrivi anche in Puglia la possibilità di utilizzare queste infrastrutture, ripeto, per la prosperità, per la sicurezza ambientale e anche per la pace.